Buongiorno, Walter Veltroni ha presentato ieri Quando in anteprima al Bifest. Cioè, come è nata questa idea? Come mai pensare a un personaggio che si sveglia 31 anni dopo, in un mondo completamente diverso? Tra l'altro, lei ha anche scritto un libro su questo, infatti il film è tratto dal suo libro. Sì, ma sa, le idee è difficile dire come nascono. In questo caso, forse, diciamo, psicologicamente si può fare una lettura della scelta del momento, cioè i funerali di Berlinguer, perché io considero quel momento un momento di svolta della storia italiana, sicuramente nella storia delle passioni di milioni di esseri umani che erano a sinistra. E poi mi piaceva l'idea di raccontare un vuoto, di riempire questo vuoto di 30 anni attraverso praticamente la rinascita di un ragazzo di 18 anni che è come se venisse al mondo perché deve reimparare tutto, non sa nulla di suo padre, di sua madre, della sua fidanzata, non sa che cosa è successo nel mondo, non sa cosa sono i cellulari, cosa sono i ristoranti alla moda. E quindi è come se veramente cominciasse a muovere i primi passi e mi piaceva accompagnarlo in questo percorso. E lei al suo personaggio le fa dire, anzi, le fa fare la domanda: com'è il mondo adesso? È migliore o peggiore di 31 anni fa? Lei cosa ne pensa? È molto migliore se lei pensa a quanto viviamo, a come ci curiamo, a come si lavora, a come mangiamo, è molto migliore. Poi ci sono oggi di nuovo, si stanno addensando delle nubi, ma per scacciarle, come si è fatto in passato, bisogna che gli esseri umani alzino la testa dal cellulare e comincino a riguardarsi l'uno con l'altro e a ritrovarsi. Questa è l'unica cosa di cui io ho nostalgia e che credo traspaia nel film, la nostalgia per la passione, l'intensità, come posso dire, l'energia che c'era in quelle comunità di persone che credevano in ideali comuni. Senta, parliamo un attimo del cast. Neri Marcorè e Valeria Solarino erano già nella sua mente quando ha pensato al film o sono maturati pian piano? No, Neri era soprattutto nella sua testa, perché quando è uscito il libro, lui mi mandò una sua foto con il libro in mano, con scritto: "Se mai farai un film da questo libro, mi devi fare un provino". E io gli ho fatto il provino. Siccome è un magnifico attore ed una splendida persona, è riuscito a fare una cosa molto difficile, perché lui doveva nel corpo di un cinquantenne avere lo stato d'animo, le emozioni, il linguaggio di un diciottenne. Non era una cosa facile. Valeria l'ho scelta perché Valeria era, secondo me, la persona giusta per raccontare questo travaglio che c'è in questa suora che accompagna per anni questo ragazzo, vegliandolo durante il coma, che parla, gli trasferisce i suoi travagli e i suoi segreti, e poi a un certo punto lo vede spiccare il volo, no? Come un genitore con i figli. E però lei al tempo stesso è suora ed è donna, e quindi mi sembrava che Valeria, e così è stato, avesse la misura giusta per questa doppia dimensione. Un'ultima domanda, a me è piaciuto molto il contrasto giovane comunista con appunto una suora cattolica, tra l'altro una suora disegnata molto moderna, cioè anche un modo appunto per spiegare che alla fine suore e preti non sono fuori dal mondo, anzi, cioè, come l'ha pensata? Era voluto questo abbinamento appunto cattolico-comunista? No, sinceramente no, mi piaceva che fosse qualcuno che avesse una motivazione grande nell'accompagnare nel silenzio questo ragazzo. E una motivazione grande può averla solo un familiare o qualcuno che ha deciso di dedicare la sua vita agli altri. E in questo senso una suora, con le caratteristiche che lei ha detto, con questa curiosità anche intellettuale, con questa, no, laicità, si potrebbe dire, di giudizio, mi sembrava fosse il personaggio giusto per far rinascere Giovanni. Ok, va bene, Grazie, grazie a lei. grazie mille.